Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di basket, ben trovati dal Palabasket Falcone Borsellino di San Severo, dove è appena terminata gara 3 tra San Severo e Olimpica, vinta dai padroni di casa 73-50. Siamo in compagnia del coach di San Severo, Nicola Spanizza. Coach, innanzitutto complimenti per la vittoria e per le finali conquistate. Ecco, il sogno continua. Sì, è un insieme di sogno e obiettivo, certamente, perché quando noi diamo tutto giorno per giorno, settimana per settimana, lo facciamo sempre con un obiettivo, che è superare l'esame di domenica. E come hai detto tu, questo ti porta a sognare per forza di arrivare a una finale. Non puoi, è l'unico modo di trovare le motivazioni giuste quando si lavora con una squadra. Oggi abbiamo rivisto in qualche modo San Severo di gara 1, sempre presente in difesa, in attacco, con percentuali molto più alte anche rispetto a gara 2. In attacco non ti do tanta ragione, abbiamo fatto una difesa enorme, molto importante, e questo sicuramente ci ha consentito di anche sbagliare un po' di più di quanto ne dovremmo. Abbiamo perso veramente una montagna di palloni, io ancora non vedo le statistiche, però l'importante è sicuramente aver raggiunto l'obiettivo. Dobbiamo rafforzare un po' i nostri punti forti dell'attacco per diventare ancora più pericolosi, perché così in finale. Si aspettava un'Olimpica, una gara così in discesa dopo due quarti? Comunque l'Olimpica aveva realizzato solamente 18 punti, ecco, che gara lì si aspettava e se è andata come lì se l'aspettava? Guarda, io me la aspettavo molto molto più tirata, sicuramente la differenza di esperienza, tra virgolette, delle due squadre porta a che magari i ragazzi più giovani di Cerignola perdano fiducia facilmente o acquisiscano fiducia facilmente quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male. E noi, avendo lavorato molto bene in difesa, ci ha giocato molto a favore. Noi questo lo sapevamo, ci conosciamo molto bene come squadre, abbiamo puntato a non concederle spazi, tiri aperti. E così loro sono andati in discesa subito. Dopo, al primo tempo, non so, li ho cazziato penso per 8 minuti e mi hanno detto: tranquillo, siamo avanti 20. Ho detto no, perché loro sono una squadra che non molla mai, e se noi sprechiamo quello che ci concedono, stiamo rischiando inutilmente. A fine gara l'abbiamo visto salutare tutti i giocatori, ringraziarli, complimentarsi con loro. Ecco, quanto era soddisfatto per la prestazione che hanno offerto e soprattutto per aver raggiunto le finali? Io mi complimento con loro non soltanto per il risultato, sino per il loro impegno, il loro sacrificio, la loro presenza in palestra, la loro professionalità anche in una categoria circionale. Cioè, loro si comportano come veri professionisti e io posso, per primo, ringraziare la società dell'opportunità che ci dà di lavorare in maniera professionale anche a questo livello, e ringraziare i giocatori, perché i giocatori sono quelli che ci danno grande soddisfazione e ci aiutano a darci dei punti di riferimento, di base solide come allenatori, no? Adesso tra Ostuni e Foggia c'è da aspettarsi una delle due, eccoli, quanto crede nell'obiettivo promozione? No, noi crediamo 100% nel lavoro, crediamo nel gruppo e quello che è la squadra. Se noi riusciamo a restare insieme, siamo capaci di fare qualsiasi cosa. Se no, diamo spazio anche agli altri di competere contro di noi. Sicuramente sono due squadre fortissime, Ostuni e Foggia, e niente, che vinca il migliore. L'importante è adesso sì, veramente, e esserci, goderci questa finale meritata, insomma. Ok, grazie coach, in bocca al lupo per le finali. Grazie. Siamo con il presidente dell'Olimpica Basket, Rosario Saracino. Presidente, è arrivata questa brutta sconfitta in gara 3, purtroppo con oggi il sogno di arrivare alle finali è svanito definitivamente. Diciamo che è passata la squadra più forte, quindi faccio i complimenti all'Alius per la grande partita che ci aspettavamo avrebbe fatto qui. Noi purtroppo siamo stati pochissimo in partita, poi sempre di inseguire, poi ci siamo fatti prendere al nervosismo, insomma, una partita che contavo dentro fuori, e loro hanno avuto un approccio psicologico più da squadra matura.
noi ci abbiamo provato, insomma, a ribaltare, a fare una gara degna di una finale, insomma, però sono, come dico sempre, loro sono, la maggior parte sono ragazzi che sentono molto la pressione, sono ragazzi giovani, quindi non posso che ringraziarli per la straordinaria stagione che hanno fatto. Siamo partiti, insomma, che non ci davano due lire, siamo arrivati in semifinale, siamo arrivati a gara 3, quindi in ogni caso è una stagione dove ritengo che noi abbiamo vinto, per noi è una stagione vincente. Quando si gioca poi la partita da dentro o fuori, insomma, loro giocavano in casa, insomma, va bene così, loro hanno dimostrato di essere più forti ed è giusto che passino loro in finale. Forse oggi ci si aspettava un'Olimpica diversa, invece è prevalso un po' quel nervosismo, quella poca freddezza e poca fortuna sotto canestro, il dato di 18 punti al termine del secondo quarto è un dato emblematico. Noi ci abbiamo provato tanto a spingere sulla testa dei ragazzi in questa settimana, consapevoli che la pressione qui avrebbe giocato gli stessi scherzi che ha giocato a Manfredonia in gara 2 e a San Severo in gara 1. Le percentuali sono state molto basse, insomma, non puoi contrastare questa squadra quando hai percentuali pari tra il 15 e il 20%. Mi è sembrato di rivedere la gara 1. Però, ripeto, non mi sento di dire nulla, questi ragazzi hanno dato tutto quello che potevano e anche di più. Quindi, insomma, poi a mente fredda, ripeto, non possiamo che segnalare la stagione come una stagione esaltante, un po' per tutto, per i risultati in campo, per quello che ha significato l'Olimpica Cerignola. E oggi ci stava a perdere, insomma, eravamo consapevoli che San Severo è più forte ed è giusto che vada San Severo ad affrontare la vincente tra Foggia e Ostuni. Quindi tanti complimenti a loro, ma anche tanti complimenti ai ragazzi. Io non ho ancora avuto la forza di andare nello spogliatoio, però li ringrazierò uno per uno e va bene così quest'anno. Oggi, dopo l'espulsione del coach Russo, ha fatto anche da allenatore, l'abbiamo visto abbastanza provato al termine della gara, qualche rammarico per come è finita questa stagione? Ma no, dicevo prima, era una gara dove ci poteva stare la sconfitta, insomma, in qualche modo. Magari avrei voluto che fosse un po' più combattuta. Mi sono trovato a metà del terzo quarto a stare in panchina come ai vecchi tempi, ho cercato di dare una nascosta ai ragazzi, ma come dire, nei loro occhi la partita era già andata, quindi c'era poco da chiedere ancora. E quando leggi sul loro corpo la resa è difficile ribaltare poi la situazione, però ripeto, una sconfitta che ci poteva stare. Avrei voluto magari la sconfitta in un altro modo, però ecco, no, ripeto, questi sono ragazzi che vanno comunque ringraziati, perché molti di loro non avevano mai visto la Serie C, nemmeno in televisione, come si suol dire. Quindi alla fine un bilancio, chiudiamo la stagione con 23-24 vittorie e sinceramente abbiamo avuto un vero cambio di marcia col cambio dell'allenatore. Ecco, io devo ringraziare anche Antonio Russo per come credo che in casa si è imbattuto come allenatore, ha dato alla squadra un'impronta un po' più attinente alle loro qualità tecniche, quindi abbiamo fatto tutto quello che potevamo e anche di più quest'anno, quindi ora c'è da fermarsi un attimo a riposare, qualche giorno di tempo e già a pensare alla programmazione della stagione prossima, perché insomma sentire tante voci in giro c'è tanto spazio, vediamo che cosa succede, vediamo sì. Che cosa succede. Sì, appunto, una brutta sconfitta come quella di oggi sicuramente non cancella una stagione trionfante. Ecco, per chiudere, qual è il suo ricordo più bello di questa stagione che si porta con sé? Ma i ricordi sono tanti, però ripeto, non la definirei una brutta sconfitta, è una sconfitta. Noi solo 3 giorni fa ci avete saltato come se avessimo vinto lo scudetto. E quindi, come ho anche scritto da qualche parte, così non siamo campioni quando battiamo le prime della classe. Non sono brutte sconfitte quando si perde con chi ha giocato molto meglio di noi. Quindi si accetta, si va avanti e si fanno i complimenti agli avversari. Ecco, questo, mi sento di dire questo, insomma. La partita che si porterà con sé di quest'anno? Ma ce ne sono un paio, insomma, non voglio banalizzare, però quando si battono i primi della classe è un ricordo che ci portiamo sempre dentro. Però credo che di belle partite e belle emozioni abbiamo regalate tantissime quest'anno. Ripeto, non perdiamo in casa credo da 4 mesi. Chiunque sia venuto a Cerignola da un certo punto in poi le ha prese. Abbiamo battuto
chi ha vinto il campionato. Abbiamo battuto l'Ostuni, che è finalista. Su 5 partite con Sansevero ne abbiamo vinte 3 su 5. Insomma, in qualche modo è una stagione che rimarrà nei cuori della gente nostra per una serie di motivi. Insomma, è stata una stagione bellissima e che sicuramente darà il viatico per affrontare la stagione successiva. Ecco, questa è una promessa che mi sento di fare ai tifosi e agli appassionati dell'Olimpica. Ok, grazie Presidente e complimenti per la stagione. Grazie a voi. Grazie. Siamo con Pedro Rubera, capitano dell'Olimpica Basket. Pedro, è arrivata questa brutta sconfitta in gara 3, il cammino dell'Olimpica verso le finali finisce qui. Sì, molto dispiaciuto da una parte, anche perché avrei voluto che questa gara fosse diversa, no? in tanti sensi. Le cose che stanno nelle nostre mani, ma anche un po' l'arbitraggio, un po' di cose che avrei voluto, se dovevo uscire diversamente, però è vero anche che sono molto contento del campionato che abbiamo fatto e noi ci siamo divertiti, penso che abbiamo anche divertito tanta gente. E niente, questo era un campionato duro e la squadra che è passata comunque se lo meritava, è una bellissima squadra. Forse oggi ci si aspettava un'Olimpica diversa, con una gara più tirata, invece forse già al termine del secondo quarto con i soli 18 punti la gara era già segnata. Sì, noi per portare questa gara a casa dovevamo fare tutto al 100% perfetto, diciamo, ogni giocatore, ognuno di noi, perché è così. Loro hanno un maggior numero di giocatori, girano meglio, penso che si sono pure allenate più volte e meno in maniera migliore di noi durante tutta la stagione, quindi per quello dico se lo meritano. E noi sì, abbiamo sbagliato da noi, poi come dico alcune cose io le lascio all'arbitraggio, e comunque continuo a dire che Roberta, la ragazza, è una delle migliori arbitri di questa Lega, quindi no, non è che me la prendo, alla fine anch'io ho gare brutte, mi sa che anche oggi lei le ha avuto, però niente da dire, no, questo non toglie il fatto che se lo merita le squadre che passate. Forse oggi ha prevalso anche un po' troppo il nervosismo, troppi tecnici, tu sei uscito anche per falli, Coach Russo è stato allontanato, ecco, forse questo è stato anche un elemento a vostro sfavore. E queste chiamate fanno male, noi comunque non siamo una squadra così rognosa o cattiva da meritare tanti tecnici o l'espulsione di un allenatore, penso che stavamo protestando sui limiti, ma cose che comunque avevamo ragione, questo... Un po' troppo sono andati gli arbitri, si sono lasciati prendere non so da che cosa, però pazienza, questo è così, la pancanza è così, un giorno lo fanno a tuo favore, un giorno incontro, che vuoi fare? Pazienza. La stagione finisce qui, però questa sconfitta sicuramente non cancella quanto di buono avete espresso in tutto un anno, ecco, qual è la partita che più ti porti con te? Il derby è stato un bel regalo che mi sono fatto, perché prima lo volevo vincere per me, però so che allo stesso modo a tanta gente, non solo dell'Olimpica, di Cerignola, è stato un bel spettacolo per la città veramente quella è una delle gare che più mi sono divertito, diciamo. Però poi tutto quello che ti porta la pallacanestro, che la gente di Cerignola, che è spettacolare, sia Udas, Olimpica, con me, con la mia famiglia, sono stati spettacolari, questo me lo porto al cuore a vita, a prescindere se poi continuerò a non giocare qua, questo è meraviglioso. Per chiudere, il voto del capitano Pedro Rubera alla squadra per l'annata e alla sua di stagione? Quelli che abbiamo finito è un 10, noi siamo dei leoni veramente, con tante cose magari a sfavore e anche allenamenti, a volte eravamo in 7, in 6, in 8 per diverse problematiche. Da agosto a oggi veramente penso che è un super campionato, no, non bisogna dimenticare questo e comunque io ringrazio, ecco, a tutta la gente di Cerignola, come dico, senza mettere nomi, Olimpica, Uda, tutti spettacolari. Il voto alla tua stagione? Ma io posso migliorare, diamo un 7 a me, dai, mi do un 7 per essere gentili con me, però sempre so che posso migliorare, ora mi prenderò 15-20 giorni per riposare, recuperare il corpo e poi di nuovo inizio ad allenare a casa, perché sempre c'è da migliorare, anche queste partite ti servono a vedere cosa ho sbagliato, cosa posso migliorare. E niente, dai, diamo un 7 quest'anno. Ok, grazie Pedro, complimenti. Grazie a voi.